Allora, diamo spazio alle domande. Prima di farlo, soltanto dire che a questo punto di queste due giornate è chiaro come il tema scelto e l'architettura di questo colloquio sia stata, direi, funzionante, no? Come il carattere mirabile del funzionamento delle cause seconde rivela l'intelligenza della causa prima, così la concezione di questo convegno rivela l'intelligenza di Igor Agostini, e che ringraziamo per questo. E a questo punto direi che possiamo dare spazio alle vostre domande a tutte le persone che sono sedute accanto a me, in ordine sparso. Sì. Allora, io ho delle osservazioni per Mattia, abbastanza, diciamo così, un po' generale, diciamo, però condivido l'idea che siano appunto note di Descartes. È molto interessante questo collegamento con le lettere. Il vero punto qui sarebbe cercare di capire questo titolo, che cosa esattamente significa e in base a che cosa è stato effettivamente messo. Probabilmente, cioè, le note che Leibniz copia sono prese in generale, in una parte di questo testo, sono prese da un punto, poi da un punto uno di un altro, penso alla certa anatomica, cioè sono totalmente disordinate, probabilmente nel caso anche di questo testo, cioè magari ci sono alcune note che sono più una sorta di annotazione dei principia, ma probabilmente altre appartengono a riflessioni di periodi diversi, o anche riflessioni che hanno una diversa origine, un diverso senso. È interessante, a me in realtà può sembrare anche abbastanza interessante, perché ci avevi fatto vedere. I testi sono un pochino diversi, soprattutto se prendiamo la lettera Meland, e questo è uno spunto interessante, però sì, è una prospettiva di lavoro, ecco. Cioè, arrivare a capire il senso di queste note, secondo me, non è così facile. Probabilmente sono note che Descartes aveva preso da tutto il... Non so, come si potrebbe vedere nell'inventario di Stoccolma, se c'è qualcosa che può aiutare in questo senso a posizionare le note. Però io ho provato a farlo, per esempio, per l'excerpta anatomica, e non si sa, cioè, per cui probabilmente anche nel caso di queste note non c'era un esercizio. Ha cercato di rintracciare l'origine dell'inventario di Stoccolma, non è del tutto convincente, neanche lei è convinta di questa cosa. La mano di questo manoscritto non è la prima. Non è stato l'arco, ma il titolo invece non è neanche Costabel e altri dicono che c'è la mano di Leibniz, ma senza nessun argomento. Questo è il punto fondamentale. Beh, lì sapevamo Leibniz, no, ma non è Leibniz sopra, cioè c'è anche la mano di Leibniz vicino, è diverso. Comunque il titolo della notazione sia stato dato dalla stessa mano che le ha copiate, e questo non sai latino, e appunto Principia filosofia, Leibniz, no, la mano non è materialmente Leibniz. No, questo può essere dopodiché Leibniz corregge vari errori così latino, sì. Con una penna anche diversa, insomma, la differenza di scrittura, c'è, cioè, una differenza di inchiostro che è evidente. Quindi non l'ha copiata Leibniz. Il problema è che tu sollevi è quello giusto, secondo me, cioè non sappiamo se queste annotazioni fossero insieme, sì, dall'inizio. Quello infatti. Evidentemente no. Questo io non lo so. Diciamo pure, ci sono due parti del documento. La prima parte chiaramente non erano insieme dall'inizio. La seconda parte, ci sono tanti autorevoli studiosi, di cui ne abbiamo qui una, come del solo, che le prendono effettivamente per annotazione principia nell'ordine degli articoli. A me questo sembra problematico. Perché alla luce di quello c'è in certo modo che bisogna dimostrare che siano di Cartesio una per una. Alcune sono di Cartesio, come quella sul movimento, ne parlavamo prima del caffè corretto. La dodicesima è chiaramente di Cartesio, direi. Altra è più problematico, per cui quello che vorrei fare adesso è cercare di dimostrare che dare argomenti che ognuna di queste annotazioni è verosimilmente di Cartesio, e dopodiché rintracciare l'ordine in cui sono scritto. A me pare che non
se tu prendi l'ordine degli articoli di Wikipedia e l'ordine di queste annotazioni non corrisponde. L'annotazione in cui Cartesio parla dell'idea di Dio nelle annotazioni è successiva a quella in cui parla del moto. Chiaramente nei principi Cartesio parla prima di Dio e poi del moto. Non ne sappiamo così nulla. Secondo me, insomma, quello che... No, ma hai ragione. Però prendere l'ordine di queste note come qualcosa di granitico non si può fare, secondo me, da nessuna parte. No, sono d'accordo, non si può fare neanche questo, però non sono marginali ai principi, credo, perché se fossero stati marginali ai principi, all'ordine in cui sono copiati sarebbe verosimilmente pertinente all'ordine dei principi. No. C'è un grande mistero, appunto quando Adamo e Canarì dicono non sappiamo se siano di Cartesio, a me sembrava che a meno della corrispondenza del passo con la lettera di Herbert sia impossibile dimostrarlo, di quella no, almeno. C'è tanto lavoro da fare, perché come dicevo alla fine, per quello che parlavo della certezza morale, alla fine non era solo una chiusa retorica, era proprio una lettera che se anche ci fosse scritto, solo in ultima cosa, poi. Se anche ci fosse scritto annotazioni che Cartesio ha preso ai Principia, si applicherebbero uguali tutti questi dubbi, no? Cioè, insomma, non insistiamo proprio sul bilancio, sarebbe identico uno scritto di cui non abbiamo altre copie, che sia di Cartesio, non lo so, tu conosci Ferbecchia, che è l'uomo del dubbio radicale filologico, non credo che nulla sia di Cartesio, tra poco anche le meditazioni, insomma, quando eravamo con queste note, sollevava continuamente il problema, questa potrebbe essere un marginale dall'altra opera, sono state messe insieme poi, andrebbe dimostrato una per nota, non lo so. Io spero di aver dato argomenti che almeno la nonna sia di Cartesio, e da lì vorrei partire per cercare di avviarmi. Grazie per la domanda. Altre domande? Io per cui domande sono delle osservazioni, ma quello di vedere quello di Mattia è me, diciamo, sembra molto convincente tutto, è molto interessante. Faccio solo una precisazione su Bompiani, delle note di Bompiani, anche se quello non è un testo mio, no? Però non erano intese, come dire, a dire che quelli erano tanto più perché non abbiamo usato il confronto, lì sono dei confronto, per così dire, cioè vedi questa tematica lì, però non è una presa di posizione. Questa difesa di annotato, non sono sicuro che quello l'ho visto io. Invece, mi sembra Francesco Marrone. Sì, Francesco Marrone, sì. Invece, ecco, quello che vorrei sapere un po' di più, se c'è tempo, anche 5 minuti se riesci a spiegarlo, è l'ipotesi che hai avanzato alla fine, che hai uscito alla fine, che hai schizzato alla fine, che poi non hai portato avanti. Per il resto io trovo sei convincente. Anzi molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro di Raga, io penso che lì dentro, cioè leggere in quel modo la polemica con Buntello, cioè leggere con Buntello in questo modo la questione riguardante il passaggio dal NOS all'ES, cioè una questione riguardante in realtà il passaggio all'interno del NOS, a un livello dell'astrazione, a un livello dell'esclusione, come si può chiamare, con questa terminologia scolastica, e poterlo legare, come ritengo dovrebbe essere fatto, è a tutto il ciclo di produzione di risposte, a partire dalle seconde, quando Bersani obietta, guarda che è solo per un'astrazione, per il caso di quella comunità che tu hai affermato in corporità dell'anima, consentirebbe di vedere le meditazioni, e quindi all'origine della filosofia moderna, un problema che è sicuramente complementare in Cartesio, no? Ma altrettanto presente, forse più radicale in quanto criminale rispetto a quello che Kant nella lettera Marcus Hetzi, mi dorme il problema fondamentale della metafisica, cioè l'accordo tra la rappresentazione dell'oggetto, cioè il passaggio tra il nos e l'esse, come viene inteso il passaggio della rappresentazione in realtà. Ci si accorge cioè che il problema più dibattuto nelle meditazioni, anche se c'è anche quel problema ovviamente, no? Ma quello che viene chiaramente attanaglia gli obiettori è come ci si possa muovere una volta che io mi muovo dentro le rappresentazioni, dentro la stessa rappresentazione, fra un livello astrattivo e un livello esclusivo, che è il problema dell'essenza. Che è il problema dell'essenza, quindi non dell'esistenza, però dell'essenza, perché l'essenza, in questo senso mi pare che tutti gli interventi e anche le discussioni
possa essere arrivata a una conclusione convergente, cioè il negativismo dove sta? Cioè il contenuto è innato quando comunque non posso separare, quando le operazioni non sono libere, quello è l'essere, ecco il tesoro, io perché dici che non lo scopro, no? Lo scopro perché sta lì, anche se non ci sono, il tesoro sta lì. Mi fermo qui perché ho solo queste osservazioni di carattere generale, magari la chiesa che vuole invece scoprire quel punto, o se invece magari è troppo problematico, possiamo un'altra volta. C'era il problema appunto che mi pare che la corrispondenza tra la notazione 9 e la lettera con sulla filosofia di Herodotus Celuri sia abbastanza stretta. Cioè si parla di merinate, delizie e fattizie, Herodotus, i due termini vengono da Herbert, c'è la metafora del libro Herbert da Herbert, e appunto come abbiamo detto, dato che non sappiamo se sono state scritte insieme queste notazioni, mi sono chiesto è possibile che questa notazione non sia relativa ai principi, allo Cartesio usa solo una volta in alto, non parla mai dell'indizio, non parla mai del sapizio, forse le prime di questa notazione sono le 39 e non le 44. La lettera a Menand, Cartesio riutilizza la stessa metafora della cera e dice stanno per uscire i principi. Tutto ovviamente non mi trovo, tutto, a un certo punto diventa talmente fine che come una ragnatela di speculazione, però insomma che Cartesio nel 44 utilizzasse la stessa metafora, a me viene da sospettare che Menand possa aver chiesto a Cartesio qualcosa che gli abbia ricordato la distinzione tra innato, fattizio e delizio, che Cartesio nel 44 abbia notato i principi in questo senso. L'altra cosa che penso, è tutto da provare, è che questa notazione che stava parlando prima di possono essere state scritte da Cartesio nel 47, cioè quando è attiva la traduzione francese di Principia, Cartesio le ricontrolla e si mette ad annotare qualcosa. Però Cartesio di Leinale, Fattizia e Ventizia non parla mai nelle dopo le meditazioni, salvo un passo delle note in programma, però lì è lei, io sappiamo che non c'è più. Devo tutto ricontrollare, mi farei lo stesso, se sapete di altre cose. Sì, la terminologia c'è, però siamo comunque. Lì siamo, sono scritte nelle ultime settimane del 47, nel dicembre, poi escono nel 48. La correzione dei principi è fatta qui, perché sono nel 47, tu dico che scanno il 31 dicembre, non mi ricordo della settimana, ma io penso che sono 47 note. Sì, però proprio diciamo sì, se non sbaglio vengono scritte nel 47 e iniziano a circolare il 3 gennaio 48, mi sembra ricordare questa data, posso tornare a diversi? No, è fornito, non ho più la lista delle operazioni, però sì. C'erano dei buchi, diciamo, ci sono dei buchi che non mi riesco a spiegare, perché c'è uno che va dal 59 al 59. No, i buchi non ci sono. Aspetta, sulle operazioni, aspetta, perché è così intendo. C'è proprio di che un buco, che insomma, quasi un buco dal 60 al 64, dove parla non più dell'onnipotenza divina e di quella sacerdotale. Questi sono gli anni, nel 62 è la condanna di Romano, nel 64 è quella di Romano. Come si connette in questo? Cioè, si no, ma in realtà la corrispondenza eucaristica in quegli anni continua, semplicemente il termine che non ricorre in queste lettere in quegli anni, però diciamo che non c'è risoluzione, cioè non c'è interruzione, a partire dal 54 fino al 71-72 c'è sempre discussione. Si fermano dal 72 in poi. Che riprendono, si fermano fino all'80, c'è una ripresa dell'81 con il cardinista Persson che si converte al cattolicesimo, e l'81 è l'ultimo anno realmente di discussione eucaristica, cioè ma i buchi non ci sono solo per la ricorrenza di te. Infatti, come dicevo prima, è paradossale perché in realtà è strettamente legato alla potenza, no? Una potenza di Dio è strettamente legata al tempo per forza, un miracolo. Però solamente non ricordo tantissimo molto questo termine. Io ho indicato tutte le lettere in cui ci sono le occorrenze, ma non sempre il tecnicissimo l'occorrenza, per questo non
che non ho commentato era un pochino troppo articolata, mi avrebbe richiesto più tempo alla traduzione, ce n'è uno in particolare interessantissimo dove vengono messi insieme, non è la prima volta, confronto Descartes e Aristotele, non sul tema della potenza necessariamente, però questa parte diciamo è propedeutica a quello che viene detto dopo sulla potenza, però avrebbe dovuto, insomma, mi avrebbe richiesto troppo tempo sia l'analisi che il commento, cioè, diciamo così, l'analisi della relazione, però ecco, no, non ci sono tutti. E poi tra l'altro, scusami, continuo, c'è, cioè, la corrispondenza di Plessier non si limita a questa eucaristica, ci sono tutta una serie di lettere che riscrive nel corso degli anni anche altri corrispondenti ovviamente io non ho recensito e che sono anche molte ricavate ovviamente dalla lettura di altri testi che sono perdute, però se ne conosce l'esistenza, ma io ne conosco l'esistenza perché avendo letto, avendo analizzato i testi, so che negli anni ho corrisposto a certi argomenti anche in altre persone. Ecco, diciamo che siamo risposte più studiati. Inserisco un attimo più su questo, poi forse meglio voleva commentare il commento di lui. A me ha colpito la lettera, soprattutto la lettera di Tesserie del 30 luglio del 54. Quella del miracolo, perché lì il problema è che è più cartesiano di lì nella lettera prima, e c'è la paura che questo ricorso all'onnipotenza divina autorizzasse a questo punto qualsiasi assurdo. E se noi pensiamo che i protestanti attaccano i cattolici dicendo che credono in una serie di cose assurde, no? Allora Cartesio aveva fatto l'operazione di cercare di ridurre il più possibile le cose assurde, per cui ridurre, non so, l'assimilazione del paragone fra il mangiare l'ostia, l'assimilazione del corpo di Cristo a quella del cibo secondo il processo naturale, cioè ridurre una serie di aspetti miracolosi della transustanziazione dell'Eucaristia, ma non tutto, perché uno o due miracoli si rimanevano, no? E però limitato, e i protestanti queste cose le colgono. Adesso non mi chiedere i testi perché per un po' che non li vedo, però cioè, mi sembra un tentativo di equilibrismo da parte dei Plessier per aggiustare le cose, di dire sì, l'onnipotenza però tutto sommato non è così straordinario, ovvero appiattire la potenza straordinaria su quella che è un tentativo direi abbastanza difficile, a rompicarsi sugli specchi, no? Perché rischia di negare tutti i miracoli. Cartesio si era mantenuto in bilico, qui si bilancia quando è fatto e molto presto rispetto alle polemiche, perché nel 54 c'è già che prima casca la corrispondenza, quindi c'è già una consapevolezza di questo problema. Ma comunque questo atteggiamento di Plessier è ricorrente, c'è questo debolezza anche verso sugli specchi da volta, e diciamo far andare le cose, cioè, d'altro non è la lunga, cioè, sì, non mi stupisco, non stupisco assolutamente, adesso non l'avevo notato questa cosa, che questo fatto attenzione, ma però sì, senz'altro cercano di adattare più che la cosa a quella che è la sua visione della filosofia. Sì, o di prevenire bordate, diciamo, da parte protestante. Sì. Forse Dario voleva dire ancora una parola. No, grazie. Sì, senz'altro, vabbè, nella visita mancava un confronto più o meno sistematico con le risposte, con le proibizioni, con le altre proibizioni. Nel senso che laddove sì, mancava un lavoro sistematico, in questo senso che era un po'
codice non incluso, che non era tanto nel documento, anche per ragioni di tempo, ma che si collega alla discussione sul materialismo della riscossa, cioè che prende senso nelle obiezioni, quello sull'altro riflesso, che c'è nelle ultime obiezioni, che si sono considerate in maniera un po' isolata dal resto delle obiezioni, soprattutto sono considerate più che altro alla luce delle risposte, e quindi sarebbe interessante anche approfondire quell'aspetto, soprattutto nell'ambito degli autori più prossimi alla meditazione, no? Come sai, il dibattito di citazione del Valais, La critica di Leibniz, famosa contro i principi, no? Per cui l'argomento dei principi della distinzione reale è basato sul dubbio e quindi non vale, perché come dicono gli anglosassoni è un argomento by ignorance, so it's not valid. Questo l'ha detto per noi Wilhelm, che il dubbio è un'astrazione, quindi non può basare un argomento sulla giustizia reale nelle meditazioni. Qualche altro commento? Per la reazione di Chiara, se posso permettere di dire questo, cioè vi è a tuo avviso qualche connessione tra la nozione che viene discussa comunque in ambito agostiniano della potenza, che è intesa come facoltà comunque alla base degli atti di libertà, con la potenza in senso più scolastico, quindi come principio metafisico, no? Perché lì uno degli interessi, secondo me, del lavoro che tu stai facendo, però è molto difficile e scivoloso, è vedere come nell'Augustinus nozioni che in realtà appartengono a un altro universo concettuale si sovrappongono a nozioni scolastiche. Sì. Okay. Io leggendo questi testi mi ho avuto, non sono al momento in grado di dire, però anche io ho avuto la tua stessa sensazione. Tant'è che mi interrogavo se fosse possibile in quel caso utilizzare il termine facultas e soprattutto anche a livello di terminologia, cioè, voglio dire, non è semplicemente un teologo che fa teologia positiva qui che parla, però è chiaro che non sono evidenti altre fonti se non quelle agostiniane. Allora bisognerebbe fare un lavoro di scavo ulteriore che implicherebbe anche un'ulteriore conoscenza anche di eventuali autori che appunto poteva aver letto o non letto, però sicuramente è un, diciamo, una prospettiva. È un incontro tra due mondi, sì. Tra la bellissima e la scolastica. Sì, bisognerebbe in questo senso, diciamo, anzi, è uno stimolo che apre ulteriore ricerca in questo senso. Grazie per il suggerimento. Se non ci sono altri commenti, io lascerei di nuovo a Ildo per avere una parola di... Sì, no, grazie, di nuovo. Intanto, veramente una parola, grazie a tutti, grazie al professor Gamber e a tutti gli altri professori che sono stati qui, il professor Gaspardi e gli amici che sono intervenuti, e grazie ancora a chi vi ha aiutato nell'organizzazione concreta di questo seminario. E ci vediamo il prossimo anno.